Bentrovati da Alessandra Leardini della redazione del settimanale Il Ponte, al consueto appuntamento con la rassegna stampa dedicata al nuovo numero del giornale in edicola da giovedì 27 giugno. Cominciamo con la prima pagina che dà ampio risalto, come si può vedere dalla fotografia, al progetto Operazione Cuore, il progetto umanitario della dottoressa riminese Marilena Pesaresi, che presenta delle novità. C'è stata infatti una serata alla quale hanno partecipato sia la dottoressa Marilena Pesaresi che il fratello, il dottor Tonino, per illustrare appunto quelle che sono le novità del progetto. Rimini accoglie i nuovi bambini di Operazione Cuore. La dottoressa Marilena Pesaresi, insieme al fratello Tonino, presenta le novità. Tra le più importanti, il rapporto stretto con l'ospedale pediatrico di Genova Gaslini e l'associazione di Ginostrada Emergency. In Sudan, ha spiegato al settimanale Il Ponte il dottor Tonino Pesaresi, hanno una cardiochirurgia che è facilmente raggiungibile dallo Zimbabwe, almeno rispetto all'Italia. Attualmente sono 85 i bambini in lista d'attesa, ricorda il Ponte, per un intervento. Ma cosa accade dopo l'operazione? Questa è la grande domanda. Il problema principale è lo stesso di sempre, quello di trovare un lavoro. Si pensa quindi anche al dopo. Una volta che questi bambini sono stati ospitati in Italia per essere sottoposti all'intervento, una volta che appunto devono tornare in patria. Ma diamo uno sguardo anche alle altre notizie principali di questo numero, sempre dalla prima pagina in alto. Chiese Giovani, Rimini sul palco della GMG di Rio, il musical su Don Oreste, il gruppo Asabranca dell'Associazione Papa Giovanni XXIII sbarcano in Brasile. Poi il lavoro, il ballo del mattone cambia ritmo, prima puntata di una nuova inchiesta del settimanale Il Ponte dedicata a cosa cambia con la crisi economica. E poi cronaca come una bomba d'acqua, il diluvio su Rimini, anche il Ponte ha voluto ricordare quello che è stato un evento veramente eccezionale per il nostro territorio. In 30 minuti sono scesi 90 mm di pioggia, 120 in un'ora, e la città è andata letteralmente sotto. E poi ancora debiti anche a Rimini, un fondo di prevenzione usura lo gestisce Adiconsum CISL. Ma andiamo ora a dare un'occhiata all'approfondimento appunto dedicato al progetto di Operazione Cuore. Si parla appunto delle novità, Emergency e l'ospedale di Genova Gaslini arrivano in soccorso di Mutoko, titola Il Ponte. In Sudan l'associazione di Ginostrada ha infatti una cardiochirurgia e dallo Zimbabwe il viaggio è più semplice rispetto all'Italia. Da Genova invece, racconta il dottor Tonino Pesaresi, ci hanno garantito il posto per ospitare due bambini di Operazione Cuore. Ma si parlava appunto del problema del dopo, il problema che vivono i bambini e le relative famiglie che sono stati ospitati per un periodo in Italia proprio per l'intervento al cuore. Allora il dottor Tonino Pesaresi alla domanda del Ponte risponde che attualmente 5 persone fra i pazienti lavorano nell'ospedale della dottoressa Pesaresi, ma non c'è posto per tutti. Alcuni stipendi dei 5 li paghiamo noi, aggiunge la dottoressa Marilena Pesaresi, perché lo Stato non riconosce tutte le figure professionali. Di altri invece si sono occupati le famiglie che hanno accolto i bambini in Italia. Così un ex paziente ha aperto un allevamento di polli, un'altra sta frequentando una scuola di cucito per poter cucire le divise delle scuole di Stato, ma non tutto è semplice. Andiamo ora a dare un'occhiata agli altri argomenti di questo numero. Nella copertina ecclesiale si parla del grande evento della Giornata Mondiale della Gioventù in programma a Rio de Janeiro, in Brasile, dal 22 al 28 luglio. Spazio, come sempre, sul nostro settimanale ai riminesi. Infatti saranno 23 i riminesi in partenza quest'anno per la GMG, di cui 17 non si limiteranno a
ad essere pellegrini e comunque ad assistere all'evento. Infatti questi 17 dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII porteranno in scena due spettacoli a Rio de Janeiro, uno dei quali è lo spettacolo teatrale Con le scarpe sempre ai piedi su Don Oreste. Il gruppo teatrante lo porterà in scena il 26 luglio al teatro Ueri Odilo Filo di Maracanà, dalla capienza di ben 1100 posti, a pochi passi dallo stadio. L'altro gruppo artistico della comunità Papa Giovanni XXIII che si esibirà in occasione della GMG di Rio de Janeiro, più precisamente il 24 luglio, il gruppo degli Asa Branca, con il loro concerto di musiche etniche popolari provenienti dai paesi del sud del mondo, dove la comunità stessa fondata da Don Oreste Benzi è attiva con le sue missioni. Ma ora cambiamo argomento e andiamo dall'altra copertina, quella sociale, perché ricordavamo, inizia con questo numero del Ponte un'inchiesta seriale a più puntate sulle novità a cui ci porta gioco forza la crisi economica. Le difficoltà economiche costringono infatti a cambiare prospettiva, scrive il Ponte. In questa puntata focus sull'edilizia, il vecchio sistema espansivo non regge più anche per i freni posti dalle pubbliche amministrazioni. Allora, quali soluzioni, quali vie d'uscita? A questo proposito, significative le parole del presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini, ingegner Marco Manfroni. In passato, sostiene l'ingegnere, il mattone veniva sostenuto quasi in maniera esagerata dalle banche, ogni persona poteva permettersi di comprare. Oggi questo modo di fare edilizia è finito, calano in maniera vertiginosa i prestiti, sempre meno famiglie possono acquistare e sempre più appartamenti restano fermi e vuoti. Ecco allora che la via d'uscita, l'unica via d'uscita, è quella del recupero dell'esistente. Gli esperti parlano di rigenerazione urbana, ma Rimini è pronta? Si chiede il Ponte, rispondono ovviamente le associazioni di categoria e le pubbliche amministrazioni. Ora, sempre nell'attualità, ricordavamo anche il Ponte, si sofferma su quella che è stata una tragedia per il nostro territorio, la Rimini sommersa, quanto successo lunedì, un evento straordinario, appunto ci riferiamo al nubifragio, alla vera e propria bomba d'acqua che ha colpito il territorio provinciale, ma in particolar modo il capoluogo. Lo stesso sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, ha raccontato che quello che è successo lunedì è stato qualcosa di eccezionale, che difficilmente si ripeterà. Per capirci, lo scorso anno il giorno in cui è piovuto di più è stato in ottobre, quando sono caduti 24,5 mm d'acqua, lunedì in 30 minuti ne sono caduti addirittura 90. E le foto riportate in questa pagina parlano chiaro, sono immagini tratte dal sito internet youreporter.it e dalla pagina Facebook del gruppo La Rimini che vorremmo. Ora, sempre nelle pagine di attualità, si parla anche di crisi, ancora una volta di crisi economica, ma questa volta di debiti. Infatti si ricorda un'inchiesta del Ponte di qualche numero fa, in cui si parlava delle famiglie riminesi che sono costrette a tardare i pagamenti proprio per mancanza di liquidità. Molte di queste famiglie cadono vittime di società di recupero crediti piuttosto aggressive, altre cadono vittime dell'usura. Allora, prevenire è possibile. In questa intervista la responsabile dello sportello Adiconsum CISL di Rimini, Stefania Battistini, si danno alcune informazioni di servizio proprio sul fondo prevenzione usura e su altre opportunità scacciacrisi. Andiamo ora nelle pagine della cultura, perché si parla del Festival Internazionale del Teatro in Piazza di Sant'Arcangelo, in programma dal 12 al 21 luglio, il festival di teatro di ricerca più longevo d'Italia, ricorda il Ponte, e si prepara l'inaugurazione con lo sguardo rivolto anche ai giovanissimi. Mai come quest'anno, infatti, tanta attenzione dedicata ai bambini al centro di numerosi lavori. Ma un peso significativo di questa programmazione lo avrà anche la danza, grazie alla presenza di maestri e giovani leve.
insomma, diversi lavori concepiti per la città. Ora andiamo nelle pagine di vita locale, nelle pagine appunto dedicate ai vari territori della nostra provincia. Partiamo dalla Valconca, si parla di Cattolica dove nasce un progetto innovativo, un progetto culturale grazie all'iniziativa di Daniele Franchi, la prima radio sociale. Il nostro obiettivo principale, dice Franchi, è quello di trasformare il tutto in un luogo di incontro e soprattutto di condivisione. Grande attenzione agli emarginati. E poi dalle pagine della Valconca andiamo a Riccione, dove si parla di un altro importante evento di questo territorio. Andrà in scena dal 1 al 4 luglio, parliamo di Cine, la perla capitale del grande cinema, attesi grandi ospiti per 4 giorni, attori della portata di Carlo Verdone e Vincenzo Salemme, tante anche le prime donne, abbiamo Geppi Cucciari, insomma anche in fotografie, poi Angela Finocchiaro, Claudia Gerini, Vittoria Puccini, Nancy Brilli. Cambiamo ancora zona nei minuti che restano, ci andiamo nelle pagine del Rubicone perché parliamo ancora una volta di crisi economica, in questo caso riferita al calzaturiero. Quando la crisi calza a sorpresa, infatti l'utilizzo degli ammortizzatori sociali ha colpito anche questo distretto economico molto importante per il territorio romagnolo. In 2 anni c'è stato un più 30% di imprese che ne hanno fatto ricorso. Il 21% delle stesse ha chiuso o licenziato tutti i dipendenti. Insomma, abbiamo ricordato solo alcune notizie del nuovo numero del nostro settimanale. Ricordiamo come sempre tanto spazio all'attualità, alla vita della Chiesa, alla cultura e spettacoli, alla vita della nostra provincia e anche allo sport. E per questo numero è tutto. Con la rassegna stampa televisiva torniamo la prossima settimana. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento d'ascolto.